Amici del mio viaggio a Roma, benvenuti sulla mia pagina. Oggi prepareremo insieme un nuovo piatto, un primo, che invece di farlo con le melanzane faremo una variante con le zucchine. E quindi venite con me e andiamo a cucinare. Useremo questa pasta. Io uso la pasta integrale. Poi andremo con le noci sgusciate, la mozzarella, i pomodori. Abbiamo sminuzzato le noci, eccole qua. Abbiamo preso questa bellissima mozzarella, guardate, e adesso andremo a tagliare. La mozzarella è tagliata. Abbiamo questi splendidi pomodori ciliegino. E voilà, abbiamo tagliato anche i pomodoretti. Ecco qua gli ingredienti, che poi andremo ad aggiungere uno alla volta. Andiamo ad aggiungere l'acqua per la pasta. Apriamo la manovella del gas e accendiamo il fuoco per la pasta. Prendiamo l'olio extravergine di oliva, rimettiamo un po', accendiamo anche questo fornello. Abbiamo lavato queste due splendide zucchine, adesso le andremo a tagliare. Ecco qua, le nostre zucchine sono state tagliate, guardate quante ne ho fatte. Vado a pulire l'aglio, ecco l'aglio che è ben pulito. Adesso lo andremo ad aggiungere nella padella e lo faremo soffriggere insieme all'olio. Aspettiamo che si dora un pochino. Ecco, adesso io ci vado ad aggiungere piano piano tutte le zucchine. Ho aggiunto anche la rimanenza che stava nel piatto, non vi preoccupate. E aspettiamo insieme adesso che le zucchine cuocino. Come vedete le zucchine stanno cuocendo bene bene. Zucchine pronte, vado ad aggiungere i pomodori. Adesso li facciamo cuocere un po' insieme. Guardate che bei colori, aria di primavera. Andiamo ad aggiungere la mozzarella. Diamo una gelatina. Appiccicami un pochino i pezzetti. La mozzarella è normale, fa così. Un po' non l'ho tagliata bene. E lasciamola cuocere. Aggiungiamo anche le noci tritate. Guardate che bei colori. È la primavera. Guardate come si sta sciogliendo il tutto. L'acqua bolle. Io direi di mettere il sale. E mettiamo la pasta. Vediamo a che punto siamo. Ah, io penso che sono pronti. La mozzarella si è sciolta a dovere.
Diamo una girata alla pasta. Aggiungiamo la pasta. Abbiamo mantecato per bene la nostra pasta e adesso andiamo ad impiattarla. Il nostro piatto è pronto e questo è il risultato: penne con zucchine, pomodori, noci e mozzarella. Buon appetito! E al prossimo video!